Credo che in questa canzone inizi a fare un paio di ragionamenti su cosa stia facendo della sua vita e se lo soddisfa veramente quello che sta facendo. E devo dire che mi sono ritrovato appieno in questo, sia nel periodo in cui avevo 25 anni, quindi un anno fa più o meno, ma anche qualche anno prima. Perché io sono andato e ho fatto la medesima esperienza di Fibra di Re, Di quindi lavoro. lavoro di ufficio. Un po' costretto, anche se dentro di me sapevo che non era quello che avrei voluto fare, no? Timbrare il cartellino, Sì, 8 ore, 4 più turni, 4 ore lavorative, eccetera. timbro, ok, sì. Esatto. Anche tu bevi la Anche io lattina? mi stappavo la lattina Alla macchinetta, e magari. come proprio lo dice nel testo, Sì. c'è un momento in cui ero lì a fumarmi i cannoni, no? E mi facevo i viaggi da solo e dicevo, mica, ma veramente questo è quello che voglio fare, tornare a casa dopo un orario di lavoro classico 8 ore che sì, ti dà quello che ti serve per Sì, sopravvivere, ma non ti fa sentire appieno realizzato. quindi ti fa chiedere se è la cosa giusta Esatto, da. perché arrivi a fine giornata che hai già concluso quello che diciamo è il tuo scopo per la Sì. giornata e ti chiedi se davvero è sufficiente quello che stai facendo o se stai perdendo il tuo tempo. Insomma, anche a te qualche volta ti è capitato di aver lavorato e di sentirti Più sprecato, volte, come sì, dice è Fibra. proprio mentre magari ero soffocato dai miei tiri. Quindi, se mi ricordo bene, hai detto che c'è una frase preferita della canzone, proprio quella che appena hai sentito ha fatto click, che è Sì. quella che stai descrivendo un po' adesso, cioè ti rifletti in mille milioni più di difetti. Sì, smetti per poi iniziare in pensieri ancora più ristretti. E questo mentre sta fumando, perché infatti dice, no, soffochi dai tuoi tiri. E poi Esatto. prima una cosa che aggiungerei io, una sottigliezza, è che non lo dice Fibra. Però me lo fa immaginare molto bene quando dice ti sei mai chiesto a cosa aspiri e poi fa capire che questa riflessione gli sta venendo mentre fuma Mentre aspira. e quindi mi viene in mente una roba che fa spesso il nostro cervello, cioè noi siamo lì, stai facendo una roba e magari ti viene il doppio senso e tu ti metti a riflettere a quella nuova cosa lì, quindi stava aspirando, e cioè proprio Non così in so se tutti i automatico. cervelli funzionano così, ma il mio Un sicuramente bel sì. po' di cervelli funzionano così. Poi non è che stai lì a spiegarlo. Noi stiamo qui a spiegarlo, ma vabbè, fa Per voi, ridere. Bella lì. ragazzi. Però ho capito, poi ha molto più senso che lui parli di aspirazioni nel momento in cui ti dice che sta riflettendo perché sta fumando. Ed è figo perché ci riflette connettendosi a tutto questo discorso della fretta e del chissà cosa porta questa fretta. Quindi si dice, ma io a che cosa aspiro? A partire da questo vorrei dire qual è la mia interpretazione totale quasi della canzone, cioè un Fibra che sta lavorando, vede che va di fretta, ma allo stesso tempo dentro di lui c'è ancora il suo sogno, e cioè quando dice per esempio non rinunciai e mai rinuncerò alla convinzione di quel che più in là un giorno farò, quindi c'è un suo sogno interiore a cui lui non ha ancora rinunciato, che però un po' gli viene paura se per caso ha rinunciato o no, nel momento in cui si dice, si chiede, secondo me sta parlando un po' con se stesso e ha paura di quest'idea. Non so del posto che cerchi, so solo del posto che c'hai, ma so del posto che c'hai. Cioè, io so in che posto di lavoro hai, però dov'è che stai Cioè, ti giudico andando? da quello che vedo, no? Non Esatto. posso sapere che sogni hai per il futuro se ora sei qui. Ma mi sa anche un po' di critica, tipo, ma scusa, ma quegli altri lì di dove volevamo andare? Quel posto che cerchi ci stai pensando oppure no? Oppure hai solo il posto in cui stai adesso? È un po' quasi una Dimmi che aspetti. risposta, è un po' una risposta quasi giustificativa se vuoi, è quando dice no, aspetta, non rinunciai e mai rinuncerò alla Esatto. convinzione di quel che più in Che là un poi giorno è farò. anche comunque coerente al fatto che lo sta scrivendo in una canzone. Esattamente, quindi Quindi. sta riflettendo, io lavoro pure il giorno di Pasquetta, però senza dirlo in realtà lo sta mostrando, Sì, mi con i sto fatti. occupando dei miei sogni. Anche se, però è bello, credo, questa canzone fa proprio da specchio, lui riflette su tutto quello che sta vivendo e grazie alla sua riflessione e il fatto che ne scrive, poi si rende conto che effettivamente, cazzo, cioè, va bene questo lavoro, però c'è anche qualcos'altro nella mia vita. E come dicevo prima, l'interpretazione principale che darei è che c'era un Fibra che prima
Mi immagino un Fibra per qualche mese, magari qualche giorno, che cazzeggiava, che tra virgolette perdeva tempo, come ognuno di noi conosce quei giorni, settimane in cui Quella non grande. fai proprio niente e Anche mesi, ti anche anni. a seconda della Sì. persona, esatto. E la frase che diceva è quando dice: ecco, dimmi che aspetti intere ore, Sì. quindi può essere appunto un giorno, Sì. settimane. La grande occasione, l'idea geniale o il grande amore, e qua c'è la critica del tipo di persona che sta lì Ad aspettare ad che gli aspettare. arrivino queste cose, ma anche solo per il grande amore, mi viene in mente, cioè non è che ti arriva a casa se tu stai lì a farti i cannoni e Tutto, sì, si è capito, non è che tutto te lo meriti e peloso, basta. sì, tutto brutto, sporco, cattivo, sì. Devi uscire. Devi Farai un iniziare a errore, farlo. farai due errori, una ti tratterà male, la prossima ti darà buca. Però è così che arrivi al grande amore, è grazie alle idee cretine che arrivi alla idea geniale, e grazie a tutti quei video che non si sta cagando nessuno, sulle mamme dei rapper, sulla Guardate Friends, un sacco di video che non avevi visto nessuno nel nostro dei video delle canale. mamme No, dei rapper. no, va bene se non se lo guarda nessuno, però grazie a tutti quegli errori poi siamo arrivati a un paio di video che invece sono piaciuti, Sì, e oh. quindi c'è questa consapevolezza di Fibra che se facesse arriverebbe a quella roba lì, però si dice: ma perché non lo faccio? Cosa sto aspettando? Ok, questo è un lato, e il secondo lato direi è: invece quando va a lavorare e qualcun altro gli dice cosa deve fare, eccetera, è lì si sbatte, è lì sì che già dal mattino mi vado di fretta, concludo ogni incarico con puntualità perfetta. Cioè, quindi quando qualcuno di esterno mi dice fai questo, fai quello, lo faccio. Ma perché non lo posso fare per i miei sogni? Io vedo questa riflessione in tutta la canzone e credo che grazie a questo specchio poi lui è riuscito ad andare oltre e ad arrivare al punto in cui in qualche canzone di molti anni dopo dice quella frase bastarda che a me proprio mi ha coltellato quando l'ho sentita la prima volta, e dice: la fortuna ha due sorelle, aspetta e spera. Sì, Gnau. aspetta e spera, e mi raccomando, vincerà il bingo prima o poi? No. Non succederà così, ti devi sbattere. Devi lavorare, 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 ancora lavorare, ancora lavorare. E l'aveva già capito qui. Solo che gli dava fastidio lavorare per quell'ufficio in cui non sentiva niente. E allora Eh mi. sì, poi lo ritroveremo Esatto. di nuovo in rap in vena, che proprio gli dava fastidio tanto anche il suo capo, no? Esatto. Quindi, secondo me, è un po' critica da un lato la fretta con cui si muove in ogni momento. Già dal mattino vado di fretta. Sveglia alle 7:07 di mattino e già pasta cappuccino scontrino vado di fretta. Cos'è che dice? Ancora entro in magazzino per primo, vado di fretta. Cioè, per primo, proprio, La sì, critica, staccano vista lui. esatto, critica sta cosa, ma allo stesso tempo dice: ma scusa, cioè gli viene in mente il dubbio, ma può essere che questo tempo sia una staffetta? Può essere che in realtà la vita è così. Quindi, da un lato non mi piace questa cosa per il lavoro, questo lo sto aggiungendo io, però in realtà magari nella vita bisogna fare così, e quindi bisogna impegnarsi per i propri sogni, così come ti puoi impegnare per il tuo lavoro in cui ti danno la busta paga. Beh, ha detto nell'intervista appunto a TRX Radio, proprio Fibra, ha Esatto. detto che uno è il suo pezzo preferito di Già Turbe questa è Giovanili. informazione Sì, allucinante. quindi già lì è un pezzo che merita di essere visto A approfonditamente. tutti quelli che non lo sanno, quindi ricordiamo, di fretta pezzo preferito di Fibra di Turbe Così ha Giovanili. detto in un'intervista a TRX È Radio, no? sicuramente di fretta. È un testo che ho scritto cercando di descrivere quell'ansia che provi quando sai che hai tante cose da fare e poco tempo a disposizione. E poi cercando di descrivere il pezzo, lui dice che voleva parlare di quanto ansia In una senti. parola dell'ansia Sì, proprio. l'ansia di chi sa di avere tante cose da fare ma poco tempo Queste due a robe, disposizione. esatto. Infatti di fretta perché quando cerchi di fare il tutto, cioè tante cose diverse, lo puoi fare solo di fretta Poi ti perché. casca il caffè quando fai così, però. Quindi c'è un pericolo, ma chissà, forse anche se hai tante cose da fare ma poco tempo, forse a partire da quel sentimento di fretta, appunto, di un lavoro esterno, eccetera, poi si è detto: ma scusa, io ho altre robe da fare, ma non c'ho tempo e sono di fretta per questa cosa qui, c'ho st'ansia, ma perché devo mettere quest'ansia? Perché quest'ansia mi deve allontanare dai miei sogni? Ma non potrò usare questa stessa ansia per i miei sogni? Mi Esatto, io viene in penso mente che lui dica questo. di fretta nel senso in cui ha poco tempo per via del lavoro che fa, già il lavoro che fa gli toglie un
Un bel Esatto. po' di tempo, perché Sì, sì. 8 ore al giorno, Sì, minchia, un full time sì. C'è normale, ti toglie un sacco di tempo ed energie. bisogno per guadagnare, per carità, Infatti, però. lui l'ha usato come mezzo per poi fare il suo disco. Comunque autoprodotto, eccetera, sì. Esatto, però allo stesso tempo si è reso conto che così non stava funzionando, non sarebbe riuscito a dare il massimo se avesse continuato a fare un altro lavoro intanto. Una cosa figa di questa canzone è che secondo me, beh, lui parlando di altre persone quando le cita, vede delle cose che lui non vuole diventare e non lo dice direttamente, però si può capire un po', è come se vedesse allo specchio una eventuale possibilità e non gli piace e questo lo aiuta a capire dove vuole andare veramente. E uno di questi sono quei ragazzi che non hanno la minima idea di come li vesta questa città. Mi sembra un po' le persone che sono così di fretta che non riescono a ragionare. Appunto perché sono di fretta, quindi fanno le cose un po' come capita, seguono la moda, ma senza neanche essere coscienti di seguire la moda, cioè non si accorgono che è la città che li sta vestendo, vanno semplicemente avanti così. Poi, secondo me, c'è anche una critica a chi si sposa troppo in fretta e fa figli già, ma anche lì, mo me la prendo sul personale perché io sono sposato, però io credo che lui critichi chi lo fa senza ragionarci, chi lo fa proprio spinto dall'inerzia della vita senza mai prendere una decisione. Beh, Segue la nel corrente. pezzo quando dice altri ancora della mia età sono sposati e È hanno un un figlio, figlio. proprio lo dice come una voce proprio mamma mia, cioè Poveracci. mi Sì, dispiace. ma penso che stia facendo riferimento esattamente a quella categoria che lo fa tanto per fare, perché non ha idea di cosa fare. Tutti gli altri dicono, quei soliti tutti gli altri di Senigallia dicono, sì, qua è la roba giusta da fare, fallo. E allora lo fanno. Sì, una volta che hai fatto quello, sei arrivato al tuo scopo di vita, fare una famiglia, Sì, eccetera, no? esatto. Che seguono un po' tutte queste persone, li critica perché non riescono a vedere più in là di un miglio, riescono a vedere solo quello che c'è adesso e poi viene intrappolato da un lavoro che ti fa andare di fretta, ma come un criceto che è nella sua gabbia. E lui si trova lì un po' e vede, la cosa che mi ispira di sta canzone è che secondo me lui vede un po' che gli piace, o almeno una parte di lui gli piace perché dice, no? Cioè lui funziona in quell'ambiente lì comunque. Esatto, più il lavoro è figo, più la gente ti rispetta. È bello, no? Non è solo brutto, perché Sì. altrimenti non farebbe nessuno. Però poi c'è la vocina che gli dice, oh, ma non rinunciare, e non Sì, esatto. rinunciare mai. L'avevi detto che mi portavi verso altri lidi. Portami, però Sì, devi è farlo. facile lasciarsi, cioè lasciare da parte i propri sogni quando Molto facile. hai già un'altra sicurezza, no? Difatti anch'io mi stavo un po' perdendo lì, mi sono messo a lavorare in questa azienda perché la paga non era male, comunque gli orari non erano male, era quello che facevano bene o male tutti i miei coetanei, Sì. C'è eccetera. Mi ha permesso di andare a vivere da solo. solo un bel po' di lati Sì, positivi e esatto. il lavoro per sé è buono. Infatti, la cosa che penso che poi alla fine ha fatto Fibra è che ha portato quella fretta nel suo progetto personale. Comunque, volevo ancora aggiungere che lui è un po' fissato dal tempo che passa. C'è questa raccolta che si chiama Il tempo vola. C'è una canzone, una skit che ha fatto Il tempo vola che dura un minuto. E lo solo scopo di questa skit è farti vedere che dopo che l'hai ascoltato un minuto è già andato via. Hai perso un Il tempo minuto. esatto, hai perso un minuto. E nella descrizione che dà TRX Radio di questa sua canzone preferita della base parla Sì. della strumentale claustrofobica e degli archi che gli ricordano, io non l'avevo notato sta roba, ma che a lui ricordano le lancette che si spostano, le lancette che segnano il tempo che passa. E quel giro di archi nel ritornello che tuttora mi piace tantissimo, dà proprio l'idea delle lancette dell'orologio che girano, del tempo che scorre. Quindi proprio questa consapevolezza, cazzo, ma poi il tempo va via, io devo fare le cose, se no non c'ho una seconda vita, se no mi ritrovo come un tipo che io mi sto immaginando di fronte alla macchinetta con la lattina in mano che fa Sì, due al bar lì, chiacchiere, dal tabacchino. esatto, che gli dice, sì, se io avessi vinto la lotteria, se avessi fatto bingo, adesso sarei in un altro posto. E lui vede sta roba e dice, ma io non voglio essere quella cosa lì, Esatto. non mi va. E allora riesce ad andare oltre, esorcizzandolo anche grazie a questa canzone. Beh, questo era di fretta, no? Di Fabio Esatto. Fibra. C'era stato richiesto da un ragazzo nei commenti, ma devo dire che era anche un pezzo che appena ci è stato suggerito, a me ha entusiasmato un sacco. Difatti, anche se ci abbiamo messo un po' a farlo, ma
per problemi un po' logistici. Ah sì, infatti, come, ne parliamo, ne abbiamo già parlato nell'altro video in realtà, ne abbiamo già parlato, quindi lo sapete già, ma in generale incoraggiamo le persone a chiederci fino a quando riusciremo a soddisfare le richieste perché non sono robe troppo lontano dai nostri gusti, anzi sono vicino ai nostri Sì, gusti, e questo è molto. finché sono poche, sicuramente riusciamo. Finché Poi riusciamo ad accontentare Appena arriverà un le certo numero di richieste, certo. richieste, dovremo scegliere e ci dispiacerà. Sì, lo vedete anche voi, però ora facciamo un video a settimana, quindi ovviamente non possiamo prendere 1.000 richieste. 52 settimane l'anno, quindi quello è. Però avete visto forse, appena arriviamo a 1000 iscritti, due video a settimana. Sì, iniziamo a fare sul serio. Come Fibra Sister, simpatia.